Anno nuovo, vita nuova per la Pedemontana Veneta. Oggi la Giunta regionale ha dato il via libera alla nuova struttura, essendo venuta meno la gestione commissariale governativa. Una garanzia per la prosecuzione e conclusione dei lavori della più grande infrastruttura cantierata a livello nazionale. Se si arriva al closing finanziario, come si dice, quindi si riesce a trovare la quadra finale, noi sappiamo con certezza che al 2020 l'infrastruttura è tutta conclusa. È la più grande infrastruttura in Italia, 2 miliardi e mezzo di opere, 35 comuni, 16 caselli e 95 chilometri. Gli uffici della struttura avranno sede nel Palazzo delle Grandi Stazioni, ai vertici il direttore generale della Regione, Ilaria Bramezza, che sarà affiancata per le questioni giuridiche dall'avvocato dello Stato Marco Corsini e dalla dirigente Elisabetta Pellegrini, già direttore generale della provincia di Verona, confermato a capo dell'infrastruttura Giuseppe Fasiol. L'anno prossimo la consegna del primo tratto vicentino, il Bassano-Breganze. Ma nel punto stampa odierno Zaia ha sollecitato, ha parlato anche della questione FAS. Il monitoraggio sulle acque, l'ambiente e la popolazione è scrupoloso. Di pari passo procede l'azione giudiziaria delle procure di Vicenza e Padova e della direzione distrettuale antimafia di Venezia. La regione è sempre stata molto rigorosa, ha detto il presidente, che ha respinto al mittente le accuse di lassismo lanciate da più parti e giudicate prive di fondamento. Dal punto di vista giudiziario la regione ha deciso di costituirsi come parte offesa. Sì, ma è solo uno dei tanti atti che abbiamo fatto. Qui carte, finché ci sono io, non si nascondono e non esiste.